Buongiorno a tutti, mio nome è Marco Dugato, sono uno dei soci amministratori di Crime and Tech e uno dei ricercatori di Transcrime, Università Cattolica. A nome proprio di Transcrime Università Cattolica vi do il benvenuto a questo webinar che ha l'obiettivo di presentare e discutere i risultati di una ricerca, di un'analisi che abbiamo condotto con il supporto di Checkpoint System Italia sul tema delle differenze inventariali nel settore retail e grande distribuzione, andando a cercare di identificare alcune delle buone pratiche, diciamo, a supporto delle aziende per migliorare i propri sistemi di gestione, monitoraggio e contrasto interno a questo problema. Questo studio si inserisce in realtà in una serie di attività, di ragionamenti, di studi che già da diverso tempo abbiamo iniziato a portare avanti. In ordine di tempo, proprio un'analisi specifica che abbiamo presentato a novembre sul settore GDO. E ovviamente proseguirà poi questa attività anche nei prossimi mesi, poi magari in coda al webinar daremo anche qualche indicazione in questo senso. Lascio ora anche la parola ad Alberto Corradini di Checkpoint System, così può anche lui fare un breve saluto introduttivo. Grazie Marco, buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie a tutti per partecipare anche questa volta in maniera molto numerosa a questo evento. Noi come Checkpoint continuiamo a collaborare insieme a Crime and Tech, ormai sono 5-6 anni che collaboriamo insieme proprio con l'obiettivo di continuare ad alimentare il dibattito, la discussione all'interno del mondo della sicurezza delle differenze inventariali, perché reputiamo che questo possa essere sicuramente un motivo e un qualcosa di utile per tutti, per crescere, migliorare, avere sempre qualcosa di in più. Quindi grazie a Crime and Tech, grazie a Marco e grazie anche ai numerosissimi retailer che anche questa volta hanno anche partecipato facendo interviste, focus group insieme a Crime and Tech e creando questo report che io avrò modo di vedere insieme a voi oggi, che spero che sarà molto interessante ed utile per tutti. Per cui grazie ancora e ci sentiamo dopo. Ok, perfetto, grazie. Grazie Alberto. Allora, prima di iniziare vi ricordo brevemente l'agenda dell'evento, quindi adesso insieme a Caterina, la mia collega Caterina, vi presenteremo i risultati principali. A seguire ci sarà una tavola rotonda con appunto alcuni rappresentanti del mondo retail e GDO, con cui approfondiremo alcuni dei temi trattati, ed infine ovviamente ci sarà tempo per accogliere eventuali domande. Due diciamo, dettagli, chiamiamoli tecnici. Vi prego di utilizzare, nel caso vogliate fare le domande, non la chat, ma c'è un'indicazione come Q&A o D&R, se lo vedete in italiano o in inglese, se avete una versione di Zoom in italiano o in inglese, in cui potete fare le domande, le raccoglieremo alla fine e le presenteremo poi ai relatori. E vi ricordo anche che il webinar verrà registrato e probabilmente poi lo riproporremo in tutto in parte per chi eventualmente non potesse seguirlo per intero. Detto questo, direi che possiamo iniziare con la presentazione. Allora, condivido lo schermo. Ok, che dovreste vedere. Dunque, innanzitutto partiamo con l'idea da dove nasce questo studio, questo lavoro. Nasce da un'esigenza che è emersa, in realtà, e che abbiamo visto emergere da diverse analisi, diversi studi che abbiamo, come dire, condotto, sia personalmente oppure che abbiamo raccolto nella letteratura internazionale. Per esempio, qui vi abbiamo riportato uno studio dello Shrink Group 10R a livello europeo, su proprio il modo in cui le aziende gestiscono il tema delle differenze inventariali. Quello che abbiamo visto è che, se osserviamo il modo con cui le aziende si approcciano a questo tema, c'è molto spesso una grande variabilità, e quindi si venga a generare proprio l'esigenza di creare delle linee guida a livello di settore, o comunque delle indicazioni che rendano il più possibile non soltanto comparabili magari alcuni risultati, alcuni valori, ma anche proprio che aiutino le aziende a capire se esistano delle buone pratiche che possono essere condivise. Quindi la nostra analisi scusate, si è posta proprio come obiettivo quello di fornire delle linee guida di metodo. L'obiettivo non è tanto stato fare una panoramica di come le aziende gestiscono le differenze inventariali, quanto capire se sia possibile definire delle buone pratiche o dare dei suggerimenti metodologici che proprio aiutino le aziende a migliorare, a
riorganizzare o a rivedere i propri sistemi interni di monitoraggio e contrasto al tema delle differenze materiali, focalizzandosi su alcuni elementi. Per esempio qui nella slide trovate il tema della fonte dei dati, il tema delle caratteristiche che devono avere questi dati, o anche quale deve essere un flusso, un processo per sia investigare le cause che poi definire delle contromisure che siano, come si dice, evidence-based, cioè siano basate effettivamente su dei dati concreti, sull'osservazione di quello che effettivamente sta accadendo. E l'abbiamo fatto come? L'abbiamo fatto partendo innanzitutto da una revisione di quella che è la cosiddetta letteratura esistente, cioè gli studi che sono stati fatti, esperienze sia nazionali che internazionali che sono state in qualche maniera rese pubbliche. Ma poi direi soprattutto ci siamo affidati un po' all'esperienza dei professionisti, quindi abbiamo intervistato con interviste diciamo in profondità più di 30 professionisti del settore che operano, nel settore retail e GDO, permettendoci di avere una direi molto ampia copertura dei principali attori o comunque di importanti realtà del settore in Italia, coprendo anche diversi settori merceologici. Qui vi abbiamo riportato i principali. Questo proprio perché è vero che ogni settore è specifico e ogni settore ha i suoi problemi, ha le sue difficoltà, però crediamo anche che poi ci siano in realtà delle possibilità di fare delle connessioni o comunque di generare poi dei circoli virtuosi per cui alcune buone pratiche possano essere esportate anche in altre. I risultati quindi ci hanno portato a definire che cosa? Una serie di linee guida, come dicevo, di metodo, di approccio, che possono essere riassunte in queste quattro fasi fondamentali. Quindi vedete prima la mappatura delle potenziali cause delle differenze inventariali, poi la raccolta del dato, alla fine l'investigazione e l'analisi di questo dato, per arrivare poi alla fine a generare e a definire quali sono le contromisure più adatte. Questo, diciamo, è quello che noi definiamo un approccio sistematico alla rilevazione, ma soprattutto alla comprensione e quindi poi alla gestione conseguente delle differenze inventariali. Entrando nello specifico di queste fasi, la prima fase si focalizza proprio sul tema della mappatura, no? Quindi andare a cercare di capire quali sono le possibili cause di perdita. Ovviamente è una fase che possiamo definire preliminare, una fase anche, se vogliamo, teorica, che deve essere fatta a priori, ma che è molto importante perché è il momento all'interno del quale si va a fare un'analisi dei singoli processi aziendali che devono essere rivisti e analizzati proprio per identificare se esistono delle vulnerabilità o delle complessità che in qualche maniera possono generare delle perdite. Perdite che possono essere ovviamente sia di natura criminale, quindi dovute a comportamenti intenzionali da parte di personale interno piuttosto che persone esterne all'azienda, oppure possono essere dovute per esempio a errori, malfunzionamenti o cattiva gestione. Perché è importante questa fase? È importante perché aiuta, secondo noi, a inquadrare due elementi fondamentali. Uno, a far capire alle aziende che appunto le cause di differenze inventariali sono molteplici e quindi è importante proprio che ci sia anche questa capacità di avere una mappatura, di avere proprio una consapevolezza di dove le perdite possono andarsi a generare e di quali sono i processi che appunto possono determinare delle situazioni di perdita. Anche nella slide qui vedete, no, dalla produzione piuttosto che dall'immagazzinamento, da tutto il tema della movimentazione dei prodotti fino ovviamente alla vendita, sia in store fisico che online. Sono tutti dei momenti che prevedono una serie di processi all'interno dei quali si possono generare perdite, si possono generare minacce criminali, si possono generare errori. È importante quindi avere una tracciatura e una mappatura di tutti questi processi e andare a capire quindi poi dove è più urgente, in qualche maniera più critico, più problematico e quindi dove è più necessario intervenire con una certa priorità. Questo ci porta quindi poi alla seconda fase, cioè cosa vuol dire intervenire? Il primo punto è ovviamente la raccolta del dato. E su qui quello che abbiamo cercato di focalizzarsi è, sappiamo che ultimamente c'è una grandissima enfasi sul tema dei dati, sul tema del dati, sul tema del data analytics, i big data e quant'altro, no? Che sicuramente sono uno sviluppo importante, sono anche parole che, ormai sono entrate nella quotidianità di chi lavora
anche ormai in ambienti come quelli aziendali, come nel mondo retail GDO, che normalmente non erano magari così abituati a questi aspetti. Secondo me però, secondo noi, quantomeno nella riflessione, nonostante la crescente enfasi sul tema del data analytics, c'è ancora poco, viene data ancora poca rilevanza al tema di come questi dati poi sono raccolti o generati. Quindi, come dire, prima di poterli poi utilizzare, di poterli analizzare, è importante capire qual è la qualità, da dove vengono questi dati, qual è la qualità di questi dati. Anche perché all'interno di un sistema di differenze inventariali, i dati di gestione, quindi accurati, i dati devono essere generati e raccolti in maniera il più possibile affidabile. Dopo torneremo sul concetto di affidabilità. Ma soprattutto devono essere generati con una finalità specifica. La finalità deve essere quella di minimizzare la componente sconosciuta nelle differenze inventariali. Con, diciamo, il retro pensiero è che se io voglio sconfiggere, se io voglio ridurre, se io voglio risolvere un problema, la prima cosa che devo fare è conoscerlo. La prima cosa che devo fare è capire effettivamente quali sono le sue caratteristiche, dove si sviluppa, come si sviluppa, in modo da poter poi definire degli interventi ad hoc. E per farlo, quindi devo cercare di raccogliere più informazioni possibili che aiutino appunto a aumentare la cosiddetta componente sconosciuta degli ammanchi, ovvero quella quota per cui è possibile effettivamente identificare una causa certa o quantomeno probabile. Parlando di fonti dati di informazione, la primaria fonte rimane ovviamente quella dell'inventario. Quindi il dato inventariale rimane il punto di partenza. Anche qui diventa però allo stesso tempo anche nella consapevolezza delle aziende diventa evidente come l'inventario annuale, per quanto sia comunque la base di partenza di tutto, non sia più sufficiente a comprendere poi a fondo quelle che sono le problematiche interne, no, a un'azienda che si possono generare. Senza arrivare magari all'estremo dell'inventario permanente, che ovviamente, come dire, è una soluzione ottimale da un certo punto di vista, però molte aziende ricorrono poi a delle soluzioni, chiamiamole così, intermedie, quindi con inventari periodici, settoriali. Su questo, quello che ci sentiamo, come dire, dare come indicazione, che sono sicuramente importanti, sono sicuramente delle buone pratiche in questo senso, ma per esserlo realmente devono essere anche fatti seguendo una programmaticità, una sistematicità. Seguono soprattutto dei criteri comuni che possano rendere queste informazioni, come dire, sistematiche, regolari, comparabili anche nel tempo. Il rischio un po' è che sì, vengano fatti degli inventari, chiamiamoli così, a campione o nel tempo, ma senza una sistematicità di fondo, senza che dietro ci sia appunto un ragionamento che porta poi a generare un'informazione che possa essere appunto a suo tempo, a suo modo sistematica e che possa quindi essere utilizzata in maniera costante. Discorso a parte sul tema dell'inventario è quello poi di tutto l'utilizzo della tecnologia RFID. Poi magari ci torneremo anche con i nostri ospiti della tavola rotonda o in generale i sistemi di tracciatura alla fonte. Su questo tema nel rapporto trovate poi un approfondimento specifico. In particolare quello che noi abbiamo notato è che ovviamente chi già utilizza questa tecnologia la ritiene un valore aggiunto rilevante, non solo dal punto di vista operativo, ma proprio anche sulla ottimizzazione della gestione delle risorse. Tuttavia, come dire, dal confronto che abbiamo avuto con diverse aziende, è emerso come in molti casi in realtà questa tecnologia non venga ancora ritenuta al 100% matura per poter essere attivata, non tanto perché non si ritenga valida di per sé, ma perché rimangono ancora alcune serie di limitazioni, no? Alcune legate ai costi di implementazione, altre legate per esempio alla sua applicabilità ad alcuni tipi di prodotti o a non so, la necessità per esempio di prevedere per poterla sfruttare a pieno dell'etichettatura alla fonte, quindi di avere accordi con i fornitori che ovviamente nel caso in cui ci si trovi di fronte ad aziende che magari sono rivenditori di moltissime referenze provenienti da diversi fornitori, può diventare in qualche maniera complicato proprio dal punto di vista contrattuale nella gestione. Detto questo, ovviamente il tema quindi è come è possibile poi sviluppare e migliorare questa tecnologia in modo che riesca a risolvere queste limitazioni, diventando poi effettivamente un valore aggiunto condivisibile a tantissime, o come dire, alla maggior parte delle aziende che, secondo almeno la nostra percezione, lo adotterebbero se appunto si riuscisse a risolvere queste limitazioni.
L'inventario, dicevamo, è fonte necessaria, ma spesso non sufficiente. Le aziende quindi devono sempre più ricorrere ad altre fonti di dati che già sono magari esistenti all'interno dell'azienda, che magari sono raccolte da persone o da aziende come fornitori di servizi di sicurezza piuttosto che di guardiania, piuttosto che fornitori magari appunto a altri fornitori esterni che in qualche maniera già hanno contezza, che già raccolgono dati e informazioni rispetto a ciò che avviene all'interno dei processi aziendali e che magari al momento non le condividono con l'azienda retail. Invece è importante cercare anche qui di favorire la circolazione di queste informazioni e un'analisi, perché questi dati, qui ne abbiamo riportati alcuni, ma nel report ne trovate un elenco un po' più esaustivo, come dire, sono importanti per contestualizzare e complementare il dato inventariale, quindi aiutarlo, e poi lo vedremo con la parte che presenterà Caterina, a dare poi un'interpretazione del dato inventariale che aiuti a comprendere quali sono effettivamente le cause. E questo ci porta, come dire, in conclusione della mia parte, quantomeno, a ragionare sulla cosa si intende per la qualità del dato. Quindi abbiamo visto ragionare sulle fonti, ma ragionare anche su come possiamo ritenere un dato affidabile. Per capire cosa riteniamo l'affidabilità del dato, qui abbiamo riportato 5 caratteristiche fondamentali, quindi l'accuratezza, il fatto che il dato debba effettivamente misurare quello che vuole, come dire, che è chiamato a misurare. Quindi se noi, per esempio, sviluppiamo un indicatore che dovrebbe raccogliere l'informazione sulle rotture, dobbiamo essere certi che dentro lì finiscano solo le rotture, non finiscano altri, come dire, anche errori amministrativi o magari i ritrovamenti collegati a dei furti potenziali. Deve essere credibile, quindi deve essere un dato che deve essere affidabile dal punto di vista del fatto non soltanto di come è generato, da chi è stato generato, ma anche e soprattutto appunto da come è stato, qual è il processo che ha portato la sua generazione. Deve essere un dato attuale, quindi deve essere un dato che, e qui ritorniamo un po' al tema dell'inventario annuale, deve essere un dato che il più possibile mi dà una fotografia come dire, reale di quello che sta avvenendo, non dico in tempo reale, però sicuramente non magari con come dire, un lag di qualche mese. Deve essere coerente, inteso sia nel senso che deve essere coerente internamente, quindi per esempio se viene sviluppato la stessa misurazione a distanza di 2 mesi deve dare risultati che sono in linea l'uno con l'altro, non posso darmi risultati completamente diversi, ma soprattutto deve essere coerente nel senso che se io ho più indicatori che dovrebbero misurare lo stesso fenomeno dovrebbero andare di pari passo, se mi danno 2 risultati contrastanti probabilmente uno dei 2 indicatori non è stato sviluppato correttamente o il dato non è stato raccolto correttamente, e devono poi essere completi, sia completi diciamo internamente, sia darmi anche una visione completa di quelli che sono i dati. Detto questo, passo quindi la parola a Caterina per capire, una volta che abbiamo raccolto questi dati, cosa ci possiamo fare e come possiamo intervenire sul lato differenze inventariali. Grazie Marco. Allora, alla raccolta appunto dei dati segue la terza fase che consiste nell'investigazione delle cause delle differenze inventariali proprio attraverso la sistematizzazione delle informazioni a disposizione. Vai. Il punto di partenza di questa analisi è rappresentato appunto dalla componente sconosciuta e quindi, come diceva prima Marco, da quella quota di ammanco per cui non è stato possibile identificare con certezza una causa. Il fine di questa analisi è la minimizzazione di questa componente e appunto attraverso un processo di stima e catalogazione delle perdite per le diverse cause identificate. In questa fase è importante inizialmente valutare se le informazioni e i dati a disposizione siano sufficienti per identificare tutte le possibili cause, per quindi procedere alla classificazione delle differenze inventariali per le diverse cause. Le cause possono essere suddivise in 2 grandi categorie, le cause di natura operativa e le cause di natura criminale. Nel primo caso si fa riferimento a quelle perdite dovute ad esempio a dispersione del prodotto, errori amministrativi oppure all'errata gestione di alcuni processi, mentre nel secondo caso si fa riferimento a cause di natura criminale sia interne sia esterne all'azienda, quindi ad esempio furti esterni, frodi dei fornitori o dei clienti oppure casi di infedeltà interna. Procedendo in questa maniera, quindi stimando e catalogando le diverse perdite
raggruppandoli in queste, secondo queste cause, è possibile quindi ridurre l'impatto della componente sconosciuta, tenendo in considerazione che tuttavia una quota di questa componente è fisiologica, in quanto legata ad eventi che non è possibile tracciare, quali ad esempio furti avvenuti e non identificati, ma non solo, quindi anche magari errori nella contabilità oppure un'errata mappatura o mancata mappatura di alcuni processi. Dopo aver ridotto al minimo quindi la componente sconosciuta, si può focalizzare la propria attenzione sulla quota nota delle differenze inventariali, e valorizzando i dati a disposizione attraverso essenzialmente due strategie di analisi in base al tipo di causa identificato. Il primo approccio è un approccio di analisi e miglioramento dei processi, e in questo caso il fine è intervenire sulla componente delle differenze inventariali e di natura operativa. In questo caso è importante confrontarsi con gli attori coinvolti per identificare l'origine dell'ammanco, e questo può avvenire attraverso, ad esempio, il confronto e l'incrocio di dati provenienti da diversi processi mappati potenzialmente a rischio. Il secondo approccio invece è un approccio di security, in questo caso invece il fine è come dire, andare a intervenire su quella quota delle differenze inventariali di natura criminale, e una strategia di analisi possibile in questo caso potrebbe essere l'incrocio del dato inventariale con i dati, ad esempio, di cassa oppure raccolti dai sistemi di sicurezza, così che sia possibile generare delle metriche sul numero di ammanchi che consentano di isolare, quindi identificare quei punti vendita, fornitori o categorie merceologiche maggiormente critiche. Vai. Una volta quindi identificate i punti vendita o i processi maggiormente vulnerabili, si giunge alla quarta e ultima fase di questo processo, che è quindi l'adozione delle contromisure. Vai. La scelta delle contromisure deve sempre essere preceduta dall'analisi di alcuni aspetti caratterizzanti la singola azienda. Certamente il primo fattore da prendere in considerazione è il tipo di problematica che si sta cercando di fronteggiare, quindi se si tratta di un problema di sicurezza interna, esterna, oppure un problema di tipo operativo. Nel caso in cui si tratti di un problema di tipo security, la grandezza del negozio e le caratteristiche strutturali saranno certamente degli elementi da tenere in considerazione nella scelta della contromisura più adatta, in quanto ad esempio possiamo pensare che spazi ampi a più piani come quelli che caratterizzano le realtà, ad esempio della GDO, fast fashion o fai da te, richiederanno una, diciamo, essendo maggiormente esposti al rischio di furti esterni, richiederanno delle contromisure differenti rispetto ai punti vendita dagli spazi limitati. Un secondo fattore da tenere in considerazione è poi la tipologia di vendita, quindi se assistita o meno, e il turnover del personale. Aspetti questi che riflettono, diciamo, in maniera corretta quello che è il coinvolgimento del personale sui temi della security in generale, quindi il loro livello anche di formazione al riguardo. Le caratteristiche del prodotto, e quindi le caratteristiche fisiche, il valore e la tipologia sono altri aspetti da prendere in considerazione. Infatti la dimensione, il packaging e il materiale del singolo prodotto sono alcuni degli aspetti da considerare nella scelta della contromisura più adatta, in particolare in questo caso nella scelta, ad esempio, dell'antitaccheggio. Tutti questi fattori appena elencati vengono in considerazione anche nel caso in cui si stia affrontando
un tipo di problematica di tipo operativo. In questo caso, però, è bene considerare anche ulteriori fattori, quali ad esempio la lunghezza della catena logistica, il numero di fornitori esterni e la presenza di un canale e-commerce all'interno dell'azienda. Questi fattori sono particolarmente rilevanti nel caso in cui si stia trattando di una problematica di tipo operativa, in quanto aumentano la complessità dei processi interni e dunque espongono l'azienda a un maggior rischio di problemi legati ad errori, perdite o problemi di out of stock. Vai. In conclusione, quindi, affinché sia possibile costruire delle basi informative che siano codificate, trasparenti e replicabili, è necessario mettere in campo delle azioni che siano evidence-based e quindi basate su una rigorosa e puntuale analisi delle informazioni a disposizione. E questo tipo di approccio, però, come abbiamo visto, richiede tre condizioni fondamentali: la disponibilità di dati e informazioni affidabili, la capacità di leggere e analizzare questi dati e poi la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nei processi interessati. In questo studio abbiamo cercato di fornire delle buone pratiche di metodo e operative relative a questi aspetti. Naturalmente ogni azienda e settore merceologico affronta il problema delle differenze inventariali da una prospettiva differente e quindi però riteniamo che sia necessario proporre delle linee guida comuni sia per diciamo incentivare la condivisione di buone pratiche, sia per identificare degli standard di riferimento condivisi nel settore del retail proprio per l'analisi e la misurazione del problema delle differenze inventariali. Mai. E questo studio si inserisce, come dicevamo all'inizio, in un progetto più grande e che si articolerà in altre due fasi. La prima sarà consisterà nella realizzazione di un secondo vademecum sulla creazione di una cultura aziendale sul tema delle differenze inventariali che sia trasversale alle diverse funzioni, a cui seguirà poi uno studio sulla sicurezza nel settore del retail in Italia, che sarà basato sui dati raccolti dalle aziende attraverso una survey che verrà distribuita nelle prossime settimane. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie, grazie Caterina.